Fine partita, Mappello Corsaro, quel di Carano Pertusella, con noi Mister Bolis, 3 punti diciamo meritati, vittoria per 1-0, primo tempo bellino da ambo le parti, la Caronnese sfortunata, traversa, palo, su un errore di un loro difensore l'avete sfruttato, avete fatto gol, secondo tempo Caronnese nonostante i cambi non ha fatto granché, vi siete difesi bene e avete più volte sfiorato il 2-0. Il suo parere su questa partita, mister? Beh, il parere è quello che hai appena espresso te, nel senso che l'ho vista anch'io così, quindi non ho molto da dire. Aggiungo senz'altro che la mia squadra ha legittimato dopo il vantaggio. Chiaramente, come giustamente ha detto lei, nel primo tempo siamo stati fortunati su quel palo e traversa. Però io ho visto la partita con Caronnese d'Arfo, lì la Caronnese ha avuto 5, 6, 7 palle gol contro di noi, io non ne conto più di 2. Quindi direi che la mia squadra qua ha fatto una buonissima prestazione. Ma assolutamente, l'ho sottolineato, diciamo che i pali ci sono da una parte dell'altra, la Caronnese in periodo un po' no anche come gioco, anche per la sfortuna. Ho notato 2 belle individualità nella sua squadra, esattamente Sorti e nel secondo tempo Mauri, che è uscito alla grande. Ti trovavi in tutte le parti del campo, ma giocano sempre così bene? Sono 2 esterni efficaci che a me piacciono tantissimo e infatti li avevo l'anno scorso e li ho riconfermati anche quest'anno, e diciamo che con loro 2 c'è anche Diop, un altro, quello che poi è andato a fare al centroavanti a sostituire nella loro... Sì, scusi, il ragazzino dava fastidio molto alla difesa caronnese. Sì, sono 3 peperini che comunque danno molto fastidio. Una bella difesa solida, qualche giocatore esperto, imbattibili di testa. Torniamo al discorso di prima, andate via a questi punti meritati. Il Mappello dove vuole arrivare? Ma la nostra abbiamo solo un unico obiettivo, che è quello di arrivare alla salvezza il più possibile, anche perché Mappello Bonate, cioè con tutto il rispetto, è un paese rispetto a città come Voghera, come Lecco, come tante altre, che adesso la Pergolettese stesso. Noi siamo arrivati in questo campionato solo l'anno scorso, abbiamo fatto un'ottima annata perché siamo arrivati 5ti e quest'anno vogliamo consolidarci in questo campionato. Benissimo, la ringrazio mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, fine partita, Caronnese Mappello, con noi il giocatore che l'ha decisa, Luzzana Pierangelo. Come dicevo prima il tuo mister, primo tempo discreto, diciamo così, ambe due le parti, Caronnese sfortunata, traversa e palo, poteva andare in vantaggio, avete trovato voi il gol su un mezzo errore avversario, però tu hai concluso molto bene a rete. Nel secondo tempo la Caronnese, se anche con i cambi che ha fatto, non si è resa poi tanto pericolosa, salvo in qualche occasione, mentre voi, comportandovi bene, avete sfiorato il raddoppio. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, diciamo che appunto questo è il calcio. La Caronnese ha avuto queste 2 occasioni per andare in vantaggio è stata anche sfortunata prendendo queste 2 traverse. Dopo il calcio è così, è spietato, e siamo riusciti ad andare in vantaggio e ci siamo chiusi abbastanza bene senza far creare delle occasioni da gol a loro, e l'abbiamo portata a casa per fortuna, perché sono 3 punti d'oro e si servivano proprio per respirare un pochettino, perché eravamo in zone abbastanza non tanto tranquille, e con questi 3 punti invece riusciamo a uscire un po' dalla situazione e andiamo avanti così. Sì, tu le chiami boccata d'ossigeno, venire a vincere a Carano è più di una boccata d'ossigeno, vi darà una spinta proprio per migliorare. Stavo dicendo, un'ottima squadra, difesa imbattibile anche sulle palle altre, centrocampo, vi aiutavano molto gli esterni, i vari Mauri, Sorti, sì. Insomma, tu hai fatto il gol, ma avete tutti dimostrato di essere un bel complesso. Sì, una partita del collettivo, diciamo, perché noi, se non giochiamo così col collettivo, abbiamo visto che prendiamo tanti gol. Difatti abbiamo una difesa abbastanza, una fase difensiva abbastanza, non la chiamo difesa, perché tutta la squadra naturalmente quando fa la fase difensiva non bene, prendiamo tanti gol e difatti ne abbiamo presi tanti. Oggi invece ci siamo mossi bene anche in difesa e le abbiamo portate a casa tutti, compreso gli attaccanti, che ci hanno dato una gran mano da difendere. Ok, ti ringrazio. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. Termine, difensore di fascia della Caronnese, fine partita, sua squadra è uscita sconfitta, primo tempo discreto, siete stati sfortunati, traversa, palo, poi rimpallo, indecisione del tuo compagno di squadra, loro hanno trovato il gol,
secondo tempo non si è stati più capaci di rimontare la partita, anzi loro hanno avuto anche l'occasione del raddoppio. Cosa ci puoi dire tu? Sì, un primo tempo se fosse finito sul 3-0 non c'era niente da dire, un palo, una traversa. Sinceramente loro il primo tempo sono giocati a difendere e noi abbiamo provato ad attaccare. Purtroppo non siamo riusciti a segnare. Secondo tempo è andato così, un errore che ci può stare, abbiamo preso il gol. Poi le partite, se non riesci a segnare nei primi quarto d'ora, riuscire a sbloccare è sempre difficile rimontare. Poi loro alla fine sono chiusi e non c'è stato niente da fare. È un periodo che vi gira male, perché pareggio con la Proserto, sconfitta in casa col Darfo, sconfitta ancora oggi. Sì, col Darfo anche lì non meritavamo di perdere, però il calcio è così, la palla è rotonda, lo sono riusciti a buttarla dentro loro. E arriviamo ad un'altra sconfitta che fa male, non riusciamo più a vincere in casa, facciamo fatica a segnare e adesso vediamo in settimana. La bella Caronnese delle prime 10 partite, che vinceva in trasferta, vinceva in casa, al massimo pareggiava, che fine ha fatto? Bella domanda, noi cerchiamo in settimana di lavorare per cercare di arrivare la domenica pronti e fare il meglio possibile. Il tempo di rimontare c'è ancora, dovete nel senso tutto dei compagni veramente impegnarvi al massimo, perché il pubblico ad esempio adesso oggi è deluso. Certamente non si può vincere né perdere un campionato al primo di gennaio, la prima di ritorno. Sono altre 18 partite, cercheremo di fare il massimo per arrivare più in alto possibile, poi quello che arriva alla fine ci prenderemo. Ok, ciao, ti ringrazio, in bocca al lupo. Salve.